Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parleremo di meteorologia per la nautica. Vi spiegherò come fare da soli le previsioni meteo partendo dalle osservazioni barometriche, dall'osservazione delle nuvole, del cielo, del vento, quindi dei fenomeni meteorologici, e analizzando anche l'orografia della costa. Quindi amici, andiamo a vedere come fare da soli le nostre previsioni meteo. Buona visione! Allora, la meteorologia, ragazzi, è un argomento veramente infinito, c'è tantissimo da studiare e ovviamente questo video non vuole e non può essere assolutamente esaustivo, ma serve a darvi semplicemente le nozioni di base per poi poter cominciare ad interessarsi a questo bellissimo e complessissimo argomento, per poter arrivare poi a farci da noi le nostre previsioni meteo partendo dalle osservazioni del clima, quindi del vento, del mare, delle nubi, importantissimo, e soprattutto dalle osservazioni barometriche. Quindi impareremo a leggere il barometro insieme a altri due strumenti fondamentali come il termometro e l'igrometro, e insieme questi elementi ci daranno una situazione abbastanza precisa dell'evoluzione del meteo e quindi ci daranno la possibilità di pianificare al meglio le nostre navigazioni, soprattutto se si tratta di navigazioni di media e lunga distanza, ma anche semplicemente se siamo ancorati in rada, per quindi per stare più tranquilli in rada durante le nostre vacanze. Quindi andiamo a vedere quali sono questi elementi da imparare per poter elaborare poi da soli le nostre previsioni meteo. Allora amici, perché anche se oggi abbiamo la possibilità di consultare una miriade infinita di app meteo, è così importante avvicinarsi alla meteorologia e quindi avere un approccio più attivo alla navigazione? Perché essere, tra virgolette, autonomi nell'elaborazione delle nostre previsioni meteo in relazione alle nostre navigazioni, questo approccio più attivo sicuramente si tramuta in una maggior consapevolezza e di conseguenza in una maggior sicurezza in mare. È così importante effettuare delle osservazioni sul cielo, sul vento, sul mare e soprattutto osservare la tendenza barometrica. Ragazzi, importantissimo saper usare e leggere il barometro di bordo. Allora, importantissimo tenere d'occhio il nostro barometro per guardare la tendenza barometrica. Che cosa intendiamo per tendenza barometrica? Ad esempio, ogni 6 ore vado a osservare il barometro per vedere la pressione atmosferica. Mio nonno, grande navigatore, mi diceva sempre che prima di leggere il barometro bisogna dargli un paio di colpetti col dito in questo modo. Non so se sia vero, ma io comunque lo faccio. Quindi consultiamo il nostro barometro, però ragazzi, attenzione, le osservazioni barometriche vanno fatte in associazione con i 3 strumenti indispensabili per valutare il meteo che dobbiamo avere a bordo, che sono il barometro, il termometro e l'igrometro. Quindi dobbiamo vedere pressione atmosferica, temperatura dell'aria e umidità dell'aria. Questi 3 elementi insieme ci forniranno un quadro abbastanza preciso di quello che ci aspetta nelle prossime ore, quindi la tendenza. Ad esempio, dalla lettura dei nostri strumenti meteorologici sapremo che se la temperatura e l'umidità sono in diminuzione e la pressione atmosferica in aumento, sappiamo che il tempo è in miglioramento verso il bello. Invece, al contrario, se abbiamo temperatura e umidità che aumentano e barometro che discende, quindi pressione in diminuzione, sappiamo che il peggioramento delle condizioni meteo è imminente. Allora, perché bisogna osservare la tendenza barometrica e non soltanto se il barometro cala? Se il barometro cala, sanno tutti che il tempo è in peggioramento, però noi dobbiamo guardare la tendenza barometrica perché nel corso della giornata diciamo che c'è una sorta di onda sinusoidale all'interno della quale la pressione atmosferica sale, poi ritorna a discendere, risale e discende. Quindi se noi osserviamo nell'arco della giornata ogni 6 ore il nostro barometro, quindi fate come faccio io, prendete il vostro log di bordo e segnatevi le osservazioni. Quindi se il tempo è stabile
vedremo che verso sera osserveremo un calo della pressione di 4-5 millibar, l'umidità cresce fino anche all'80-90%, la temperatura diminuisce. Questa tendenza invece si inverte nel corso della mattinata, quindi vedremo che nel corso della mattinata il barometro cresce, quindi la pressione torna a crescere, l'umidità cala, aumenta la temperatura, eccetera. Quindi quando vediamo che nell'arco della giornata abbiamo questo aumento, diminuzione, significa che il tempo è stabile. Quindi la tendenza barometrica ci indicherà che il tempo è stabile. Quindi sul nostro log andremo a segnarci ogni 6 ore l'andamento della pressione, dell'umidità e della temperatura per fare le nostre osservazioni. La tendenza barometrica ci può dare anche delle indicazioni, ad esempio relative all'andamento dei venti. In linea di massima la regola generale è che la forza del vento è legata alla velocità con cui cambiano pressione ed umidità, quindi maggiore e più repentino è il cambiamento di pressione ed umidità, maggiore sarà l'intensità del vento che ci possiamo aspettare nelle prossime ore. Quindi se riscontriamo un repentino aumento della temperatura e dell'umidità e un altrettanto repentino abbassamento della pressione, possiamo aspettarci venti forti di scirocco. Quindi amici, la tendenza barometrica si è rivelata assolutamente precisa e come potete vedere le condizioni sono peggiorate. Di conseguenza ora ce ne andiamo lemme in porto, perché non vale la pena stare in giro con questo tempo. E quindi non siamo stati sorpresi, vedete, fiocco ridotto, randa terzarolata tempestivamente. Quindi con queste osservazioni barometriche abbiamo visto che la previsione si è rivelata giusta. Va da sé amici che soprattutto per navigazioni costiere dobbiamo avvalerci dell'ausilio dei bollettini meteo, dei bollettini Meteomar. Quindi teniamo sotto orecchio il VHF e andiamo ad ascoltare le previsioni Meteomar, ok? Quindi non facciamo a meno di questo utilissimo strumento, perché per avere delle previsioni accurate dobbiamo unire le osservazioni barometriche, l'ascolto dei bollettini e possibilmente anche la lettura delle carte sinottiche, oltre all'osservazione dell'orografia circostante, quindi oltre all'osservazione della costa e dell'orografia della costa nella quale ci troviamo a navigare, se facciamo delle navigazioni costiere. Quindi amici, se noi dalle osservazioni memorizziamo bene questa piccola tabella, potremo dedurre delle informazioni di massima che sono quasi sempre esatte. Naturalmente ragazzi, la meteorologia è una scienza molto molto complessa, sbagliano le previsioni i meteorologi, figuriamoci se non le possiamo sbagliare noi con le nostre osservazioni. Però partendo da queste nozioni di base siamo in grado di valutare l'evoluzione del meteo. Ovviamente ragazzi, diffidate dai vecchi proverbi marinari: rosso di sera bel tempo si spera. Lo sappiamo che spesso può essere addirittura il contrario, come ad esempio anche le osservazioni barometriche. Ragazzi, non è detto che un aumento della pressione corrisponda a un miglioramento, anzi il barometro può salire anche durante il passaggio di un fronte, quindi di una perturbazione. Quindi abbiamo visto come leggere i tre strumenti fondamentali interfacciati tra di loro, quindi barometro, termometro ed igrometro. Importante osservazione della nuvolosità, perché le nubi possono dirci tante cose. La classificazione delle nubi in maniera molto sintetica si effettua attraverso l'osservazione dell'altezza e della forma delle nuvole. Abbiamo nubi basse, nubi medie e nubi alte. Per le nubi basse abbiamo i cumuli, il cumulus humilis, la classica nuvoletta diciamo del bel tempo. Questi cumulus humilis, questi cumuli cosiddetti del bel tempo, possono darci a loro volta un'indicazione. Ad esempio, se questi cumuli si formano, se questi cumulus humilis si formano molto presto durante la mattinata, durante la giornata, significa che potremo aspettarci una brezza di mare più forte del solito.
anche la loro altezza può dare delle indicazioni, ad esempio sul grado di temperatura. Più si formano in alto, maggiore sarà la temperatura della giornata. Per quanto riguarda le nubi medie, abbiamo gli altocumuli, gli altostrati. Invece per le nubi alte abbiamo cirri, i cirrocumuli, i cirrostrati, eccetera. Discorso diverso è invece per i cumulonimbi, che sono queste nubi a forte sviluppo verticale che attraversano varie altezze. Allora, le nubi negli strati alti sono quelle che maggiormente ci danno informazioni sui fenomeni a medio e a lungo termine. Ad esempio, la successione di cirri, cirrostrati, altostrati indica l'arrivo di una depressione. Le nubi nello stato intermedio o inferiore possono influenzare in maniera diretta le condizioni locali, ad esempio con rovesci improvvisi e temporali. Allora, come potete vedere, siamo in una giornata di bel tempo, il cielo è completamente sgombro, però ragazzi, anche in giornate come queste è possibile un peggioramento improvviso. Importante guardare anche in giornate serene, di cielo sereno, le nuvole, come si conformano, perché ad esempio guardate queste nuvole qui, vedete queste scie filiformi che si formano sulle nubi, significa che in coda abbiamo vento forte e solitamente questo annuncia un rinforzo del vento, quindi teniamoci pronti con una mano di terzaroli. Quindi la comparsa di queste nubi può segnalare l'avvicinamento di una perturbazione, quindi se da ovest vediamo avvicinarsi questi cirri significa che avremo un peggioramento del tempo nelle prossime 12 ore. Allora ragazzi, non sempre un cielo sereno per il diportista, per il navigante, rappresenta bel tempo. Ad esempio, in una giornata invernale come questa, un cielo totalmente coperto da una nuvolosità che apparentemente può sembrare minacciosa, in realtà è completamente inoffensiva. Un cielo con nubi stratiformi di aspetto omogeneo sicuramente rappresentano un tempo stabile e quindi ci garantirà la sicurezza di una navigazione tranquilla. Altresì, un cielo sereno, completamente sereno, potrebbe di lì a poco portare a un repentino cambio della situazione meteo. Altra cosa importante, ragazzi, la direzione in cui si muovono le masse nuvolose. Se riscontriamo nelle masse nuvolose a varie altezze movimenti con direzioni diverse, state sicuri che il tempo è in peggioramento, quindi il tempo si mette al peggio. Maggiore è la differenza angolare nella direzione tra i corpi nuvolosi alle varie altitudini, più repentino e violento sarà il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Quindi questa è una cosa da guardare con molta attenzione. Se le nubi a varie altitudini si muovono in direzioni differenti. Altro fenomeno che può indicare un peggioramento delle condizioni meteorologiche è questo alone che vediamo intorno alla Luna o al Sole, ovviamente. Allora ragazzi, generalmente in Mediterraneo le perturbazioni seguono questo schema. Le perturbazioni hanno un moto in senso antiorario e procedono generalmente da ovest verso est. Quando c'è una perturbazione in arrivo avremo un fronte caldo che è preannunciato dalla comparsa di cirri, di cirrostrati, diminuzione del barometro e aumento dell'umidità. Passato il fronte caldo subentra immediatamente un fronte freddo, i venti girano a ovest e rinforzano notevolmente. È quello, diciamo, che è il momento peggiore per il diportista, perché avremo forti colpi di vento, mare agitato, eccetera. Quindi generalmente questo è lo schema che seguono le perturbazioni. Ovviamente tutto questo può essere modificato ovviamente dall'orografia delle coste, quindi dalla zona geografica specifica nella quale ci troviamo a navigare. Per noi naviganti ovviamente il bel tempo è costituito dal tempo meteorologico che ci consente di navigare in tranquillità. Quindi anche se ci dovessero essere delle piogge, cielo coperto, per noi quello è bel tempo perché avremo la possibilità di effettuare delle navigazioni tranquille. Discorso diverso invece ragazzi per quanto riguarda
i cumulonimbi. Questi cumuli a forte sviluppo verticale, solitamente fatti a forma di incudine, rappresentano un pericolo per il diportista, quindi cerchiamo di starne lontani. Possono portare fenomeni temporaleschi molto forti, molto intensi, quindi con l'ausilio di un radar meteo possiamo provare a individuarne il loro percorso e quindi anche possibilmente a evitarli. Quindi amici, mi raccomando, impariamo ad osservare bene il cielo intorno a noi, perché le nuvole possono dirci tante cose. Allora amici, fare delle previsioni meteo accurate in Mediterraneo è una cosa tutt'altro che facile, perché essendo un mare stretto tra le terre, no? Appunto un Mediterraneo tra le terre, a differenza dell'oceano dove il meteo è abbastanza prevedibile ed è ciclico in maniera periodica, in Mediterraneo la situazione può cambiare repentinamente e inoltre è influenzata in maniera massiccia dalla terra, quindi dall'orografia circostante, dalla forma delle coste, eccetera. Ovviamente amici, cosa fondamentale, siccome il Mar Mediterraneo è appunto un mare stretto tra le terre, quindi le condizioni sono influenzate dall'orografia circostante, quindi dall'orografia delle coste. Ad esempio, prendiamo un caso da manuale, un caso relativo ad esempio al mio mare. Quando c'è vento che viene da nord-ovest e quindi scavalca la penisola sorrentina e arriva in costiera amalfitana, l'aria precipita con effetto catabatico, quindi noi sappiamo che se il vento è da nord-ovest, in costiera amalfitana avremo un forte vento catabatico, quindi un classico esempio di come la costa, come l'orografia influenza l'andamento meteorologico. Quindi abbiamo visto anche in costiera con aria umida proveniente da nord-ovest, sotto vento avremo fenomeni catabatici e piogge. In oceano le condizioni sono con venti ciclici, regolari, prevedibili su base stagionale, cosa che invece in Mediterraneo non avviene. Sappiamo benissimo che il meteo può variare repentinamente nel corso di poche ore, se non addirittura di pochi minuti. E ovviamente queste condizioni sono influenzate dalla terra, dall'orografia circostante, dalla morfologia della costa, perché il mare, il Mar Mediterraneo, è un mare rinchiuso tra le terre. Quindi ovviamente questo causa variazioni su base locale, su scala locale, molto significative. Vedete amici, un tipico esempio è questo, la costiera amalfitana. Il vento scavalca in questo punto e acquisisce velocità. Quindi se noi stiamo navigando da Capri venendo in costiera, arrivato a questo punto troveremo un vento che scavalca la penisola sorrentina e arriva accelerato da questa parte qua in costiera amalfitana. Quindi ragazzi, con una condizione del genere, col vento che proviene da questa direzione, vedete, arrivati in questa zona tra Capri e Punta Campanella, sicuramente non avremo vento. Nel momento in cui andiamo a passare dall'altra parte, il vento che proviene dalle mie spalle scavalcherà questo crinale e arriverà in maniera accelerata dall'altra parte. Quindi prepariamoci per tempo se siamo sotto vela, perché è capitato spesso di vedere situazioni in cui persone a vela navigano tranquillamente, poi arrivano là dove c'è il ventone forte, dove arriva il vento catabatico forte, tender che volano, SUP che volano, asciugamani per aria, eccetera. Quindi preparatevi per tempo, perché sapete che magari se nel braccio di mare libero, se in questo braccio di mare libero avete una decina di nodi, come passerete da questa parte? Il vento scavalca, si incanala e dall'altra parte, al di là di questo crinale, avrete vento molto più forte. Anche la presenza di un'isola può condizionare il movimento del vento, ad esempio. Quindi andiamo a vedere come si comportano i venti e le onde in presenza di un'isola. Come potete vedere alle nostre spalle abbiamo una bella isola. Se la riconoscete, scrivetemi qui nei commenti di che isola si tratta e vediamo come agisce il vento e il mare in presenza di un'isola. Quindi impareremo a capire anche qual è il posto migliore per trovare un ridosso. Vediamo quindi come si comporta il vento in presenza di un'isola. Prendiamo sempre come esempio
un'isola del mio mare, ad esempio l'isola di Ischia o l'isola di Capri. Ovviamente ragazzi, il vento varia in prossimità di un'isola a seconda delle dimensioni. Ad esempio l'isola di Ischia, che ha un monte centrale che è il Monte Epomeo, abbastanza grande, quando siamo in presenza del vento tipico di quest'area, il vento dominante in quest'area solitamente è vento da nord-ovest, abbiamo quindi nord-ovest o comunque da ovest, ponente, quindi nell'area sopravento all'isola avremo una zona come un cosiddetto cuscino, e lateralmente all'isola, quindi in maniera tangente alle coste dell'isola, avremo un'accelerazione del vento fino a un 150% della sua intensità. Quindi se abbiamo un vento da nord-ovest di 10 nodi, potremo arrivare anche ad averne 18 in tangenza della costa. Quindi in quest'area supponiamo di essere in navigazione da nord, facciamo uno scenario, stiamo tornando da Ponza per il Golfo di Napoli, in prossimità diciamo delle coste di Ischia avremo un'accelerazione tangente all'isola, e sotto vento invece avremo una zona completamente sventata, quindi vento, forte accelerazione, zona sventata. Questa zona sventata, ragazzi, dipende diciamo dall'altezza del rilievo, quindi maggiore l'altezza del rilievo, maggiore sarà la distanza della zona sventata. Invece con un'isola più piccola, come può essere l'isola di Capri, su un'isola più piccola invece avremo fenomeni prevalentemente di canalizzazione nelle gole, eccetera. Quindi quale sarà ovviamente il luogo ideale per trovare ridosso in un'isola? Sarà sicuramente nella zona sventata, però ovviamente ragazzi l'isola deve essere sufficientemente grande per poter trovare un ridosso sotto vento. Ovviamente ragazzi anche la lettura delle carte sinottiche, quindi delle carte meteo, è importantissima, però di questo ve ne parlerò in un video apposta, in un prossimo video, perché altrimenti questo video diventa troppo lungo, e si sa che se il video è troppo lungo la soglia dell'attenzione cala, e se non lo guardate tutto ovviamente l'algoritmo lo butta giù. Quindi ne parleremo in maniera più approfondita e dettagliata in un prossimo video. Bene amici, per il video di oggi è tutto. Ovviamente questo video non vuole e non può assolutamente essere esaustivo su un argomento così complesso, vasto, come appunto la meteorologia legata al diporto. Quindi la meteorologia è un argomento vastissimo, però spero sia un input per accendere la vostra curiosità, per avere un approccio più attivo alla nautica, quindi alla navigazione da diporto, e che sia l'incipit per iniziare a studiare da sé la meteorologia. Ad esempio io ho questo bellissimo libro che mi fu donato quando ho iniziato a navigare tanti anni fa, non credo esista neanche più in commercio perché è una vecchia edizione degli anni 70, però ci sono in commercio tantissimi manuali, tantissimi webinar per imparare diciamo le nozioni fondamentali sulla meteorologia e poi iniziare a studiare, ad aggiornarsi. Bene amici, per il video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere qui giù nei commenti cosa ne pensate. Se volete potete sostenere il mio lavoro, il mio canale, abbonandovi con una piccolissima cifra mensile. Mi aiuterete a creare contenuti sempre migliori. Se non potete, se non avete la possibilità, mi aiuterete tantissimo anche semplicemente iscrivendovi al canale e lasciando un like. Grazie di cuore a tutti e ci vediamo al prossimo video sulla vela. Ciao e buon vento!